Salve ragazzi, oggi vi voglio mostrare come prelevare con Recyclix tramite un browser, Tor browser per l'esattezza. Ora lo vado ad aprire, diamogli un attimo di tempo. Ok, ora che l'ha aperto, clicco su già l'icona di Recyclix. Naturalmente voi dovete andare su www.recyclix.com. Per entrare. Ok. Dopodiché fate inserisci i dati, e voilà, questo è Recyclix con tutti i nuovi aggiornamenti. Chi vuole andarsela a leggere se lo può andare a leggere. Allora poi dove si viene? Recicle, si va su History, su uno qualunque. Tanto noi bisogna andare nella schermata del prelievo. Ok, Windrow. Questo è già un prelievo che ho già fatto. Noi si va qui. Io chiedo con PayPal, chiedo questa cifra. Ok, metto il mio account. Ora mi manderà l'email di conferma. Qui dice che è tutto andato a buon fine. Vado sull'email. Diamogli un attimo di tempo. Ecco, ok, ora voi dovete solo copiare questo la striscia, copiate, ritornate sul browser, ne aprite un'altra senza anche chiudere Recyclix, la copiate e qui dove dice ma proviamo perché qui ci doveva essere IT, cioè AN, vediamo un po' se lo dà. Ok, e qui dice che è stato confermato con successo. Ritorniamo al mio account e siamo a posto. Come potete vedere, i pagamenti, è un po' lento questo Tor chat, però vi posso garantire, come potete vedere, il pagamento è in lavorazione. Ci vorrà qualche giorno. Non i soliti poche ore o poco più di un giorno, ma anche 4 o 5 giorni. Comunque almeno fino all'altro pagamento pagava, ora sicuramente, ma dovrebbe pagare sicuramente anche ora.
e comunque c'è da aspettare un pochino e basta. E questo è tutto il procedimento che dovete fare. Mi raccomando, quando vi arriva l'email non dovete assolutamente cliccare, ma dovete copiare e incollare su Tor Chat, mi raccomando, sul Tor Chat, e vi darà conferma della vostra identità e il prelevamento. Va bene, ok. Allora, grazie dell'attenzione e al prossimo video. Ciao.